che per noi il cliente non è cliente, è un amico che ci viene a trovare. Signori, welcome back ed è Gestas, oggi acqua pendente, riprendiamo il nostro format di quattro ristoranti e oggi secondo me siamo in un posto speciale perché in aperta campagna, un posto bellissimo, Ciccio alla Capannaccia, che ha vinto l'edizione di quattro ristoranti nel 2016. Quella puntata nel particolare parlava delle cucine di confine tra Umbria, Umbria Toscana, Umbria Lazio. Oggi per l'appunto ci troviamo al confine con l'Umbria dalla parte del Lazio. Ci aspettiamo di trovare piatti tipici della zona, per cui salumi, formaggi, pasta fatta in casa, sughi di selvaggina e chi più ne ha più ne metta. Prima di tutto vi volevo ringraziare tutti perché siete stati in tantissimi a mettere like, commenti. Comunque Wellover, oggi ci andremo a divertire perché secondo me c'è anche una buona selezione di vini. Ho assaggiato già in anteprima il vino della casa e sinceramente ci è piaciuto. A proposito regà, mi sa che oggi si magna forte. Namo. Prima di parlare del menù, facciamo due paroline perché abbiamo conosciuto Ciccio, personaggio fenomenale. Tra l'altro, eccolo. Aspettiamo che ci apra il vino e dopo facciamo due paroline. Vi faccio assaggiare il cappello del prete con il ragù di scottone. E poi, se me lo accordate, una pappardellina con ragù di leve. Va bene? Va benissimo. Per assaggiare. Va benissimo. Step by step, vediamo. Ci vediamo. Grazie Ciccio, grazie mille, grazie mille. E che dire di più? Allora, volevo che fosse una sorpresa, invece ci ha già svelato tutto il buon Ciccio. Il secondo speriamo che sia sorpresa. Cosa mi aspettavo? In realtà non mi aspettavo nulla di questo. Sono piacevolmente sorpreso dal menù. Vedo un sacco di cose interessanti, antipasti anche molto particolari. Ovviamente ci sono molte cose legate alla zona. Stessa cosa per quanto riguarda i primi, selvaggina, vedo un tagliolino all'ortica, carbonara, molto 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 interessante. Anche per quello che riguarda i secondi, vedo cose interessanti dalle lavorazioni anche complicate, perché piccione, quaglia, anatra, faraona, baccalà alla brace. Signori, ci divertiamo oggi. Sono piacevolmente emozionato, devo dire la verità. Allora, prima di iniziare a mangiare e fare una considerazione su quello che riguarda gli antipasti, devo aggiungere una cosa che non ho detto prima. Il menù propone anche delle pinze romane, quindi quella pizza allungata, probabilmente la fanno solo la sera. Non abbiamo chiesto informazioni a riguardo, ma va bene. Allora, oh, Lorenzo, c'è da dire una cosa, questi antipasti sono arrivati in una velocità unica. Unica, veramente, il tempo di ordinare, 6 minuti, 5 minuti, tutto a tavola. Allora, abbiamo un prosciuttino d'oca che mi sembra una lavorazione tipo mortadella, devo essere sincero. Una cosa, una novità per me, una cosa che non avevo mai visto, sono molto curioso di assaggiare il profumo. Mamma mia, senti che roba. Mamma mia. Poi abbiamo carciofola romana, carciofo fritto, la loro pinza rosmarino, salumi di cervo, capocollo e salame, carpaccio di carciofi con le scaglie di grana. Fantastico, fantastico. Allora, il buon Ciccio ci ha portato la carta dei vini, molto interessante perché raccoglie comunque i prodotti del territorio e anche qualcosina fuori zona. Chiaramente ci siamo fatti consigliare, stando in zona su Orvieto, vicino al lago di Corbara, abbiamo scelto per iniziare Castello di Corbara Bianco. Siamo in una zona avvocatissima per i bianchi, quindi meglio di così andremo a fare abbinamento cibo del territorio, vino del territorio. ...48 di lievitazione, 3 tipologie di farina, frumento riso e soia, una piccola aggiunta... Frumento riso e soia? Sì, una piccola aggiunta di lievito madre, perché a differenza della pinza romana gli ingredienti sono gli stessi, questo fa un tempo di maturazione più lungo e per renderla leggermente più attiva. Allora, spero che abbiate sentito qualcosa, comunque, perché una descrizione così, ragazzi... Buon appetito, grazie Ciccio, grazie mille. Grazie, grazie. Se tante volte non avete capito... Ha voluto spendere due parole su questa pinza, appunto, 48 di lievitazione, mix di 3 farine, piccola aggiunta di lievito madre. Signori, andiamo all'assaggio.
Ciao. L'insalatina di carciofi non è scontato farla, perché la nota ferrosa del carciofo spesso e volentieri è invasiva sul piatto, invece con questa parte agrumata di limone, grana, pepe nero è spaziale questa insalatina di carciofi. Bomba, bomba. Semplice, ragazzi. Fatta benissimo. Voi sapete benissimo, vero? Lo sapete benissimo che se qualcosa non va noi ve lo diciamo, vero? E fino adesso, ragazzi, con inizio, coi fiocchi, mamma mia. Carciofino fritto, carciofino fritto. Pastella leggerissima, questo è solo infarinato e passato nell'uovo e fritto. La classica pastella della nonna, della zia, che non è croccante ma col carciofo è piacevolissimo. Cotto alla perfezione, mamma mia. È la consistenza che mi aspettavo, quello che volevo dal carciofo fritto. Fresco, non è un prodotto industriale, tanta roba. No, Luca, non mangi oggi, non mangi. Aspetti, non mangi. Oh. Sta rosicando secondo te? No. Aspetta, lo fai per due riprese. Luca Trici, siamo il sudore. Ok. No, i capelli. Aspetta. E a me mi hanno lasciato le briciole praticamente. Io andrei dal salame. Di cervo. Buono, ok. Come si chiamava il cervo? Cervo Thomas. Thomas. Buono, però mi dicevo molto buono, molto 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 buono. Me l'aspettavo un pochetto più pepato, no? Ancora non l'ho assaggiato, lo stai facendo benissimo ad assaggiare quello che non ho assaggiato io. Infatti per quello, chef, ma per chi mi ha preso? Ah, ok. Marga. Questo sarà anche dato dalla farina di riso, molto probabilmente, che c'è una parte di soia e una parte di riso all'interno dell'impasto. Da quella parte più croccante. Dalla faccia sembra un capocollo, signore. Però mi sembra abbiano detto prosciutto, adesso che ci penso meglio. Però dai, non sembra una fettina di capocollo? Andiamo all'assaggio. Con la stagionatura le carni, soprattutto di selvaggina, perdono quel sapore di selvatico. Ok. Tra virgolette, si addolciscono, perdono quella nota un po' aggressiva. Il fatto che sia leggermente condita, secondo me, è un punto a favore. Una delicatezza incredibile. Si sente il profumo della stagionatura, ecco. Che normalmente questi salumi vengono appesi in delle cantine dove c'è anche un clima importante a livello di umidità. Si creano queste muffette nobili che conservano i salumi e poi li ritrovi all'interno perché il grassetto assorbe quelle note. Buono, buono, buono. Tutte cose che ovviamente avrei spiegato io, ma non ho avuto il tempo perché mi ha tolto la parola lui, se no l'avrei spiegata io. Però dette da lui comunque l'ha detta abbastanza bene. Bravo chef. Salamino di cervo, che ha fatto vedere anche Luca, 100% cervo, eh. Abbiamo chiesto conferma a Ciccio, 100% cervo, parte magra e parte grassa. Così è. Nel frattempo col buon Ciccio abbiamo fatto due chiacchiere di vino, che è un grande appassionato. Carina la cosa, guarda chef, tac, comodissimo. Andiamo a sporzionare il nostro carciofo alla romana. Direi il primo assaggio lo diamo allo chef. Vai col plin. Una volta, quando nacquero i Justas, era Michael Plin. E solo perché ha mangiato un po' meno, glielo diamo intero al buon Luca. Che ride sotto i baffi. Beh, Lu, ti faccio la cosa che ti piace a te. Carciofo alla romana, cotto nel tegame, mollica di pane, mentuccia, puntina d'aglio, abbondante olio. Andiamo a vedere la prova della morbidezza. Anzi, la facciamo con la forchetta. È un burro. Mamma mia. Chef è mondiale. Carciofo alla romana. No, inizio a parlare romano io adesso. Cioè. Come c'è bella Roma. Quando è sera. Condito alla perfezione. L'aglio non è invasivo. La mentuccia è perfetta. È un burro. Morbidissimo. È un burro. Cioè. È un burro. Luca che ride dietro. Oh. Lui sta imparando il veneto e io devo imparare il romano, per forza. Faccio fare romano, fatto perfetto. Mentuccia si sente proprio... Leggera, il giusto. Aglio leggero, delicato, buono. Bello, mi piace. Godereccio. To. Ah. Vai.
prima di arrivare ai primi. Ah, oggi scarpettiamo proprio. Ok, ci, quando ci vuole, ci vuole. Sempre con due. Prima si fa così. Prima si fa così. Poi si fa così. Così. Apoteosi, ciao, ci vediamo dopo. Il primo assaggio di primi, che è un cappello del prete, raviolo di forma rotonda, all'interno una cremina di formaggi delicatissima perché non è presente il gorgonzola, ragù esterno bianco fatto con la pancia della scottona, bovino adulto femmina che non ha mai partorito. Che artista, grazie. Ha detto tutto lo splendido Ciccio, del quale sentite la voce in sottofondo perché sta spiegando i piatti anche ad altri tavoli. Oh, ragazzi, il ragù non c'è su questi ravioli. Il ragù non c'è, andiamo, andiamo. Un applauso a sti piatti che sono meravigliosi. Tutti piatti fatti a mano, ovviamente. Meravigliosi, bella la mise en place, semplice, però devo dire c'ha la sua eleganza, il suo stile. Assolutamente. Si distingue rispetto al resto. Ragazzi, Ciccio è l'oste. Fantastico, fantastico. Cioè, gira per i tavoli, racconta i piatti, fa ambiente, fa casa, col camino acceso. È lui, è il lui. Locale è lui. Il locale è Ciccio. Bravissimi tutti ragazzi, ma lui veramente è una persona squisita. E come sempre, signori, non è una marchettata. Assolutamente. No, perché chi è appassionato, chi ama questo lavoro, lo si percepisce. Soprattutto noi del settore, che siamo H24 nel ristorante, lo sentiamo quando una persona lavora per amore e non lavora per altro, perché lui è umilissimo, il locale è rimasto com'era. Bravo Ciccio. E bravo anche Lorenzo. Questo è il cappello del prete, questo raviolo con la cremina di formaggi, non è presente il gorgonzolo, come ha detto Ciccio, ragù abbondante, signori. Cin cin. Speciale, delicato. La cosa che spicca di più in assoluto sono gli odori all'interno del ragù. Rosmarino, salvia, si sentono bene gli odori. È un ragù nel quale non mi sembra sia presente il soffritto, però piacevolissimo. Buonissimo, grazie, buonissimo, buonissimo. Il ripieno delicato. Però quanto è bello l'interno. E niente, signori, il naso non ce lo mettiamo. Il naso ce lo metto dopo. Ah, ok. Siamo a scuola di food blogging. La vogliamo fare una scuola di food blogging? Apriamo una scuola di food blogging. Ce ne sarebbero tanti che ci avrebbero bisogno. Eh già. Delicatissimo. Come direbbe Christian De Sica, delicatissimo. Ci piace. Signori, ci piace. E poi hanno detto tutto loro, insomma. Io mi limito a fare il mio, che è quello di mangiare. Questo è il Lago di Corbara, marchiato adesso, nuovo cambio di etichetta, Tifris. Parliamo di un 80% sangiovese, 20% Cabernet Sauvignon. Ultima parte di riposo, di maturazione, nelle botti di legno. Grazie caro. Grazie Ciccio. Ci ha già raccontato tutto il buon Ciccio, quindi direi soltanto di andarlo ad assaggiare, perché non sarà scontato, ma io non l'ho mai bevuta. Nonostante conosco tantissime aziende sul Lago di Corbara, che potrei fare una sfilza di nomi. Ragazzi, abbiamo un sommelier con migliaia, centinaia di migliaia di etichette sul palato e questo non l'ha bevuto. Allora, Castello di Corbara, sempre sentito, sempre ascoltato, ma sono andato sempre a ricercare magari aziende un po' più piccoline, di nicchia o proprio. Quindi su Corbara ho bevuto sempre altro, mai questa etichetta. I bianchi loro sì, ma mai questo rosso. Vediamo. È fantastico, si sposa bene la parte della maturazione, della fermentazione in legno, si percepisce questa nota vanigliata, speziata, che appunto regala il legno nel momento dell'affinamento. E tutto il resto, ecco, la freschezza del Sangiovese si era interessante. Si abbina bene questo raviolo? Si abbina bene al raviolo. Vi ricordiamo ragazzi che non abbiamo ordinato nulla, abbiamo lasciato la libertà a Ciccio di portarci quello che preferiva, per cui continuerà ad essere una sorpresa. Intanto Luca mangia, lo potete vedere nelle vetrovie. Pensava di non essere ripreso e invece, cioè, eccolo qua. Mangia direttamente dalla fiamminga. Direttamente dalla fiamminga. Che devi fa? Ultimamente su tutti i social sta uscendo fuori tutti questi grandi chef che parlano dei food blogger su YouTube. Ahia. Che ne pensi su questo? Mi limito a dire una cosa, che forse l'abbiamo già detta a chef qualche altra volta. Ognuno dovrebbe fare il lavoro suo, giusto chef? Chiaro che sì. Detto questo, dove vai a fare la scarpetta? Scusa? Dove la vuoi fare? Io te la faccio dove vuoi tu. Basta che mi dici, te la faccio dove vuoi tu. Ma guardate che madonna, guardate che roba. Fermatevi tutti, vi dovete fermare tutti quanti. Guardate sto lietto che blasugna il grasso proprio che...
pane e colesterolo. C'ho il fegato che è messo a dir proprio no, falla finita, te prego, basta. Te dico fermate. Te dico fermate. Okay. Vai. Ciao, ne proprio. Pappardella, ragù di neve, leggermente rosato, perché noi nella cacciatrone, in tutta la cacciatrone, una puntina di conserva di pomodoro. Non lavoriamo col pomodoro, che sennò andrebbe a coprire il gusto del pomodoro, andrebbe a coprire il sapore della pomodoro. Fantastico. Grazie Ciccio. Grazie mille. Allora, vorrei anticipare una cosa, anticiperò il buon Luca dicendo che secondo me già stiamo mangiando forte. Cosa ne pensi tu? Ah, stiamo mangiando no forte, di più. Di più. Allora, non so se avete sentito la descrizione del buon Ciccio riguardo le pappardelle, se l'avete sentita bene, se non l'avete sentita ve la ripeto. Pappardellina, bella, la vedo grezza, rustica. Ragù di lepre in bianco, anzi no, leggermente rosato, e altrimenti andrebbe a coprire il gusto della carne. Qui invece vedo il soffritto perché vedo i pezzettini di carota. Senti la spezia. Sì, certo. Sempre il rosmarino, la salvia, l'aglio, probabilmente anche una foglia d'alloro e tanta roba. Oh raga, che devi fa? Oggi mi sto divertendo, posso dirlo? Ho la schiena calda perché ho il camino vicino, ragazzi, sto in paradiso oggi. Comunque, bando alle ciance, ciancio alle bande. Ciancio alle bande. Come direbbe un mio carissimo amico, cin cin, cin cin. Ale. Signori, il video finisce qui, come diciamo spesso, arrivederci, grazie. Che lavoro comunque, oggi facciamo. Mi sto divertendo anch'io, perché non è solo lavoro, ma ragazzi, Ciccio trasforma un'esperienza enogastronomica a casa tua. Sì. Tutto e per tutto, perché la parte umana di quest'uomo è una roba unica. Ti fa sentire a casa, ma veramente, in tutto e per tutto. Sta qui con noi, a me sembra che sono un cliente abituale da una vita. Sì. È bellissima questa cosa, è bellissima. E tutti i ristoratori, tutti gli addetti al settore, non dimentichiamo la parte umana, non dimentichiamo la parte umana. Va bene tutte le tecniche destra e sinistra, però il cliente non è solo un numero. Il cliente non è un numero. Bravo. Questo lavoro non si fa per soldi, si fa per passione. Tanto la faccio vedere, perché tu chef non l'hai fatta vedere, stavolta hai fatto peggio di me, te l'hai mandato giù come i pellicani. Quindi dagli una bella zoomatina a questa. Io vedo la callosità, chef, vedo la callosità di queste pappardelle. Ok. Che mi sembra interessante. Posso dire, è bellissima. No, è bellissima questa pasta. È simpaticissima. È simpaticissima, bella, buona, bella. Ci farei quasi l'amore questa pasta. Esatto. Cioè, ma c'ha un profumo, raga. De salvia, d'aromi, de spezie. Tanta roba. Raga, non vi offendete, ma io continuo a mangiare perché già me l'hanno fatta freddare. Sto a parlarti 2 minuti. È una costata di maiale con un pezzo di Aris attaccata sotto. In gergo noi la chiamiamo stile Domo per via della manichettina laterale. Sono circa 450 grammi di carne. A parte che i maiali sono di queste zone qui, il tipo di cottura è una cottura un po' particolare. È una maxi griglia che ha una rotazione di 360 gradi con una vasca di recupero grasso. Ogni rotazione il grasso è riproposto sul pezzo di carne, succedono 2 cose importantissime. Il grasso dà morbidezza e soprattutto sapore alla carne, però risulterà essere completamente priva di grasso. È un pezzo di carne che non si mangia tutti i giorni. E qui abbiamo un broccolettino ripassato. Allora, perdonami se mi permetto, perché sul menù leggo trattoria di campagna, ma tu fai un servizio di un altro livello. Il discorso è che questo è una scelta fatta a livello di vita. È un lavoro che amo, sono fortunato per questa cosa qui, quindi non ho bisogno di dire. La trattoria di campagna, secondo me, è quando tu apri quella porta lì e tutti i commensali che si vanno a sedere al tavolo, che sia la prima, la seconda o la terza volta, si debbono sentire come a casa. Quindi è come se io aprissi la porta di casa per farvi accomodare a casa mia. Parole sante. Cosa possiamo dire? Io penso che abbia detto tutto Ciccio e non ci sia bisogno di dare tante spiegazioni. Comunque sia, il maiale è sempre molto molto snobbato e invece vedo un pezzo di carne trattato con maestria, taglio bello spesso, cottura ineccepibile, come direbbe un mio amico. Sono emozionato oggi. Parliamo sempre di aspettative, io oggi le avevo molto basse, devo essere sincero, e invece, signori, abbiamo trovato un posto della Madonna, possiamo dirlo? Assolutamente. Scusate il francesismo. È bellissimo la modalità di lavoro, perché
oltre a essere professionisti nel campo sia della cucina che della sala, c'è un amore dietro le quinte che è palpabile. Traspare. Ah, sì, sì, assolutamente, si taglia col coltello, cioè proprio mi sento a casa di Ciccio. Mi sento mi sento ospite di un ristorante. Ragazzi, è difficile trovare un posto del genere, è difficilissimo ad oggi trovare un ristorante che ti fa sentire a casa. Fammi un primo piano di sta carne perché è qualcosa di mondiale. Intanto mi sta scolando il grasso nel bicchiere, questa non è assolutamente una cosa sbagliata. Va bene, andiamo allora signori, cin cin. Mamma mia signori, momento ASMR, mamma mia. Che cazzo ridi tu? Allora, Luca che si pisce addosso dietro alla videocamera, ve lo giuro ragazzi, una cosa incredibile. Broccoletto. Stop un attimo. Cioè, è un burro. Lo tagli con la forchetta. Mondiale. Quando parla a bassa voce non lo so perché mi è proprio presa la risata isterica. Infatti, mi hai rovinato il momento. Che taglio. Allora signori, oggi veramente, non lo so, ci stiamo divertendo, è una giornata proprio... Fai anche tu il momento ASMR? Bellissimo. Ma che cazzo stiamo a dire adesso? Ma di che stiamo a parlare? No, di che stiamo a parlare? La cottura della carne è incredibile, cioè veramente incredibile. Beh, io non è che posso aggiungere tanto, anche perché ne hanno parlato tanto loro, ma ha parlato Ciccio, ha descritto io, però posso dire che... Vi posso confermare più che altro che è buona veramente. Succosa, umida. Succosa, bravo, non è. Tante volte io non so, chef, questo me lo puoi dire tu. Rischi che con questo tipo di carne magari si può seccare molto. Assolutamente sì. Broccoletti. Ripassati. Tanta roba anche questi, Tanta roba anche questi. A me mi lasciano sempre assaggiare l'ultimo. Dicono tutto loro, poi all'ultimo pretendono che io magari ci aggiunga chissà cosa, quale perla di saggezza. No, tu devi mangiare e basta. Io mangio e basta, raga, voi sapete che... Anche perché Luca è quello che si finisce sempre tutto dopo alla fine, perché... Sì, ma così a finire. No, io poi so quello, cioè diciamo che il commento mio è quello del cuore, è proprio del cuore. Esatto. Posso fare un appunto? Sì. Ci avrei messo un'antichia in più di peperoncini. Magari lo devi trovare. Proprio un'antichia, forse no, sono capitato nel punto dove ce ne stava di meno, lo giro un pochino. Ci avrei messo, sono buonissimi, buoni, freschi, conditi bene. Cioè, a parere, cioè cosa mia personale, perché io sono malato del peperoncino, quindi ci avrei messo non ti chiampi del peperoncino, però buoni. Giustamente sono alla portata di tutti, così, sì. Dai, mettiamola così. Ecco. Sì, esatto. Per tutti i palati. Ragazzi. Che dire? Anche per dire. Cioè, oggi veramente penso che abbiamo detto tutto, ce lo leggete in faccia oggi come stiamo. Una bella sorpresa, ho detto sì, boh sì, ma ha vinto 4 ristoranti, ma però forse... Alzato le mani, oggi proprio alziamo le mani proprio. A parte a Ciccio gli abbiamo fatto 2000 complimenti già perché è stato veramente... Che personaggio signore. Che personaggio che se capitate c'è da dire. Vabbè, poi tutta sta roba magari ve la diciamo una chiusura, però veramente... gli vanno fatti gli elogi perché se li merita tutti quanti. Assolutamente sì. Io un francio finisco il blocco e... Ciao, arrivederci. Classico tiramisù, che ovviamente quello non può mancare, oppure panna cotta. Possiamo farla frutti di bosco, cioccolato, Nutella, caramello salato, pistacchio, con di tutto e di più. Oppure il croccante alle mandorle. Allora, è un dolce fatto tipo semifreddo. C'è una base di crema al mascarpone e panna. E poi praticamente per renderlo un pochino più leggero, sia sotto che sopra, c'è uno strato di croccante alle nocciole, mandorle caramellate e gocce di cioccolato. Oppure ciambelline al vino, classiche, quindi se volete accompagnarle o con goccino di moscato o con del passito, come preferite voi. L'ultima cosa è un frizz di cheesecake, cioè sarebbero 3 semplici bicchierini, uno alla fragola, uno al cioccolato e uno è frutto della passione e mango. L'ultima cosa, il gelato che fa Ciccio, che è una crema di caffè. Una spolveratina di cacao sopra, essendo comunque che Ciccio è un mastro gelataio, quello diciamo che è uno dei punti forti. Intanto Ciccio ti vogliamo ringraziare per l'accoglienza, per tutto lo staff, per come ci hai trattato, come ci hai fatto mangiare, siamo stati a casa di più. Beh, questa è una cosa che ci fa molto 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 piacere, che per noi il cliente non è cliente, è un amico che ci viene a trovare, con il quale si può passare una giornata, nel senso a fare una chiacchiera, disquisire dalla cucina a 360 gradi su tutto. Però la cosa importante, quello che deve, cioè il nostro credo,
mio, di mia moglie, di tutto lo staff, è che voi una volta varcata, ripeto, quella porta lì, entrate come se foste degli ospiti nella mia casa e cerco di farvi stare nella miglior maniera possibile. Ci vuoi fare due parole su quella puntata? Che ne siamo venuti apposta? Allora, la puntata all'inizio, sono sincero con voi, come lo sono stato dall'inizio del pranzo, nei miei racconti. All'inizio pensavo fosse una bufala, una presa in giro, perché mi telefonarono il primo dicembre dell'anno 2015, perché noi ufficialmente andiamo in televisione 26 gennaio 2016, ma noi vinciamo 4 ristoranti praticamente poco tempo prima. E la telefonata fu molto breve, perché io avevo un pranzo di prepensionamento e questa ragazza con la quale dovevo interloquire, gli ho detto, dico, guarda, io lavoro in trattoria, dico, cioè, dice, no, ma lo sappiamo. Dico, guardi, di queste cose, all'epoca la mia fidanzata, di cosa ne occupa la mia fidanzata? Dico, se voi siete così cortesi di richiamarmi la sera. Finita la telefonata con lei, chiamo subito la mia fidanzata e dico, amore, guarda, così, 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 così. E lei, la prima cosa, noi abbiamo aperto da 3 anni, quindi un'attività molto fresca. Dice, sicuramente per la partecipazione chiedono dei soldi. Dico, amore mio, se chiedono soldi non possiamo partecipare, no, con proprio non c'è la possibilità. E invece la sera si sono presentati in maniera molto molto interessante, sono stati al telefono circa 1 ora e mezza con mia, all'epoca ripeto, fidanzata, oggi mia moglie, che gli faceva delle domande e alle quali loro hanno risposto per filo e per segno. Finita questa telefonata, era il 1° dicembre, il 2 dicembre abbiamo fatto un'intervista su Skype perché volevano vedere la location e tutto quanto. Il 3 dicembre è arrivata la conferma che la trattoria aveva tutti i canoni che si rispettassero per partecipare a quel tipo di format televisivo, soprattutto inerente alle trattorie di confine. 4 dicembre sono venuti un signore della produzione e il regista per vedere le modifiche da fare, nel senso, perché non si modifica nulla, è tutto veritiero, per vedere come posizionare le camere da presa, la luce, se c'era bisogno più o meno. E il 5 dicembre abbiamo iniziato questa avventura. Questa avventura, parlo per me, è stata una cosa, per noi, per il mio locale, è stata una cosa incredibile, una cosa che nel tempo che ha fatto crescere in maniera esponenziale, tant'è che oggi siamo diventati, tra virgolette, una realtà nella Tuscia, quindi ci conoscono non solo paesi vicini, limitrofi, ma ci conoscono Roma, Milano, Bergamo, Napoli e tante persone, fanno la loro deviazione, perché siccome noi siamo circa 23 km da Orvieto, fanno una deviazione per venire proprio a passare una giornata con noi. Questo fa sì che ogni giorno tu sei posto sotto esame, ma la vita è così. Poi per il credo che abbiamo sia io e mia moglie, ripeto, tutti i nostri collaboratori, e cercare di crescere giorno dopo giorno. Quindi far portare a tavola la tradizione di una volta, magari con qualche piccola rivisitazione, e ogni settimana ci sono dei fuori menù particolari. Naturalmente prediligendo esclusivamente la cucina e soprattutto il cibo del territorio primo e soprattutto le cose stagionali. Cioè qui non trovi cose fuori stagione. E poi niente, amore, passione, dedizione e il rapporto che noi abbiamo, soprattutto io che sono nella sala con tutti i clienti, quindi con tutti i commensali che mi vengono a trovare, mi piace scambiare con tutti loro una chiacchiera, una parola, cercare di parlare non solo del piatto che andranno a mangiare, anche perché secondo me più passa il tempo più la gente deve essere informata su quello che va a mangiare, anche perché noi abbiamo un menù, abbiamo tutto quanto, però alla fine molto probabilmente 2 chiacchiere per spiegare alcune cose che non sono presenti nel menù, per andare a informare la persona che oltre a tutto quello che c'è, naturalmente la produzione è quotidiana, è giornaliera, non è che abbiamo delle cose preparate prima, e per far passare, ripeto, una giornata che sia pranzo o che sia cena in maniera, secondo noi, nella miglior maniera possibile. Qui siamo in un triangolo meraviglioso perché Lazio, Umbria e Toscana, quindi ci sono delle piccole influenze. I Natali a me me l'ha dati Roma, quindi trippa, curatella, sta roba qui non possono mancare. I fantastici carciofi a Roma. Cioè, il carciofo, quando è periodo carciofo, lavoriamo molto porcini, lavoriamo molto tartufi. E poi la parte finale, dove Ciccio gioca molto, essendo un mastro gelataio. Quindi oggi che ci racconti? Vi racconto che questa è praticamente la trasformazione del normalissimo caffè espresso in una crema di caffè, con stessa struttura e densità di gelato, quindi al cucchiaio, che adesso andrete a provare. Quest'altro invece è un dolce che riscuote, beh, questo certo c'è la prova, questo è un dolce che riscuote parecchio successo. È una crema al mascarpone con una piccola aggiunta di panna,
Dentro ci sono nocciole e mandorle caramellate e delle gocce di cioccolato. Quello che vedete sopra è uno sciroppo di cioccolato. Praticamente, volerla dire in maniera meno complicata, è una rivisitazione del tiramisù, perché la crema al mascarpone è la stessa identica per fare il tiramisù. A differenza del tiramisù, qui c'è della panna presente. Grazie Ciccio. Grazie. Allora andremo a assaggiare. Prego. Cin. Mamma mia, speciale. Così. Non troppo dolce. Assolutamente. È una cosa che apprezzo tantissimo. Cambiamo. Non c'è assolutamente aggiunta di zucchero. È una cosa, dove vado? Perché mi fai? Perché dove vai? Perché te ne vai? Perché te ne vai? Non c'è assolutamente aggiunta di zucchero. È una cosa che apprezzo moltissimo nei dolci. Quando non trovo quella dolcezza esagerata, no, troppo spiccata. No, questo proprio è trasformazione. Di quello che ti ho detto, caffè espresso, ha una macchina che te la brassa, che praticamente è tipo sorbettiera, ma è la riproduzione di un mantecatore, che praticamente fa la funzione di... Tipo un bago, sì. Sento poca parte lattosa, può essere? Ce n'ha pochissima. Pochissima. Una percentuale bassissima, sì. Fantastico. Allora, eccoci qua, zucchero o non zucchero? Cin cin con Ciccio. Caffè bevuto come sempre, signori. E detto fatto, se rasenta la cicchera, qua grappetta. E via, cin cin. Come siamo stati? Siamo stati da Dio. No, assolutamente sì. Anzi, siamo stati da Ciccio. Ma che cazzata volevo dire, siamo stati da Ciccio. Le cazzate dello chef a fine pasto. No, a parte gli scherzi, raga, siamo stati benissimo, a parte che credo che basti guardare le nostre facce oggi per capire che siamo stati da Dio, veramente da Dio oggi. Per quello che riguarda il cibo, chef, io farei parlare a te, ma credo che siamo all'unanimità. Tutti quanti d'accordo. Sicura, come diciamo sempre, sicuramente l'avete visto, l'avrete potuto vedere dalle immagini, siamo stati veramente coccolati in tutti i sensi, soprattutto con il cibo, cosa che non ci aspettavamo. Le aspettative non erano altissime quando siamo arrivati. Ed è stato meglio così. Ed è stato bello perché poi alla fine, cioè, sono state veramente talmente alte che siamo usciti col sorriso fino alle orecchie. Ma veramente. Secondo me, ragazzi, possiamo fare soltanto un plauso gigante a... A Ciccio lo staff e a tutto lo staff. E a Ciccio, appunto. Oggi, come dico, nulla da eccepire. Nulla da eccepire. Cioè, veramente non riusciamo a trovare una critica, un qualcosa che... Niente. I Just Us approvano. I Just Us approved. Se siete in zona esatto. Orvieto, che venite a fare un giro alla bellissima Orvieto, non potete mancare da venire a trovare il buon Ciccio. Assolutamente. Assolutamente noi ve lo consigliamo. Sì. Anche perché il cibo è buono, zona vinicola bellissima, perché qui siamo nell'Orvieto classico, quindi la zona più bella. Un'altra cosa importantissima, format di 4 ristoranti dei Just Us, come abbiamo detto anche in uno degli ultimi video riguardanti Cucine da Incubo, se avete da consigliarci un posto, oppure se volete vedere come è stato il proseguo dopo la puntata di 4 ristoranti di qualsiasi locale, scrivetecelo sotto nei commenti, noi faremo il possibile per raggiungere il locale e andare a constatare. Esatto. Anche 4 ristoranti e poi. Esatto. 4 ristoranti e poi. Diciamo che Just Us. Per chiuderla potremmo dire che Ciccio alla capannaccia, che ha vinto 4 ristoranti, non è stato un caso. Non è stato un caso. No. Ora non abbiamo assaggiato gli altri, però ha una qualità talmente elevata che fantastico. Approviamo quello che ha detto. Noi siamo stati veramente. Alessandro Borghese, insomma. Tanto, che, sì. Siamo d'accordo con Alessandro Borghese che ci vuole poco, insomma. Però... però ringraziamo anche chi ci ha consigliato di venire a Ciccio. Assolutamente, comunque... assolutamente. Grazie ragazzi, continuate a scriverci appunto in privato. E poi raga, questa è una cosa che voglio aggiungere io prima di chiudere il video. Andate da Ciccio, perché Ciccio è un personaggio incredibile. Così, grande così. Incredibile. Grande così. È grande in tutti i sensi, ma una persona veramente eccezionale. Simpatica, veramente. Vi sentite a casa dopo 5 minuti che sono là. È un'esperienza, no, ci ha veramente coccolato. Fantastico, esatto. Sì. Esatto. Ma non l'ha fatto con noi perché ci abbia riconosciuto. Cioè lo farebbe con chiunque, penso, là dentro, sì. che entra a quel locale, perché l'ha fatto con tutti i clienti lì dentro, è una persona meravigliosa, quindi andateci tranquillamente.
Noi la chiudiamo, oggi la chiude Elia. Oggi la chiudo lo chef. Vai chef. Va bene. Oggi la chiudo lo chef. Tu che sei molto preparato sulle misure. Speriamo di non intorcigliarci. Almeno hai detto il bianco e nero. A parte gli scherzi, ragazzi, come sempre, se è la prima volta che guardate uno dei nostri video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, quella con tutte le notifiche. Se invece siete uno dei soliti nostri fidati, mi raccomando un like e un commentino sotto questo video. E condividete anche il video. E condividetelo su tutte le piattaforme. Vi ricordiamo che in Instagram noi facciamo un sacco di spoiler riguardanti i nostri video. Per cui, se non ci seguite ancora in Instagram, fatelo, perché riceverete un sacco di informazioni sempre riguardanti i nostri video. Che dire di più? Nulla di più. Dallo chef Elia, dal buon Lorenzo e dal buon Luca, e ovviamente dai Just Us, un bacio e un abbraccio giganteschi.